viaggio nell'Argentina popolare del secolo scorso. E questo lo spettacolo El Tango, andato in scena al Teatro Massimo di Pescara. Ideato e diretto dal maestro Roberto Herrera, uno dei più grandi ballerini di tango, lo spettacolo racconta 100 anni di storia con ironia e leggerezza. La cultura e il folklore della terra argentina raccontati dal ballo. Il tango come pretesto per narrare del circo, del pugilato, del popolo e dell'unione di coppia. Ma anche l'impeto delle boleadoras a riproporre la tradizione dei gauchos. La gente pueda capire que el tango de la época del oro del tango, digamos, de los años 50 en avanti a hoy, continúa siempre a crecer. Y un poco la idiosincrasia de la Argentina, del argentino, que seamos fatto de todo esto, del italiano, de polacchi, de germanos, de todo un poco. Y aunque también habíamos fatto un piccolo paseo por lo que es Latinoamérica con la maestra Marilí, que ha cantado todos estos temas que empiezan ya desde el Centroamérica, México, y vamos bajando Perú y para llegar a la Argentina. Non è mancato un omaggio all'Abruzzo. I ballerini hanno eseguito passi di tango sulle note di O Campagnola Bella e il bandoneon argentino si è trasformato in fisarmonica sotto le sapienti mani di Simone Marini, pescarese, direttore del quartetto Lo che vendrà. La passione per il bandoneon arriva dalla fisarmonica, perché sono fisarmonicista classico, quindi il passaggio al bandoneon è una tappa quasi obbligata. E poi, essendo innamorato della musica di Astor Piazzolla, ovviamente c'è stato quell'impulso che mi ha fatto innamorare del bandoneon. Esibirti a Pescara in mezzo alla tua gente com'è? Devo dire che è la prima volta che mi esibisco in questo teatro, essendo pescarese, quindi per me è una novità. Ovviamente è un grande piacere offrire la nostra musica alla nostra popolazione, alla nostra gente, quindi un'emozione doppia per noi. Quasi tutto argentino, ad eccezione proprio del quartetto, che invece è tutto italiano e vede Daniela Fidanza al pianoforte, Mario Pace al violino e Virgilio Monti al contrabbasso. La musica dal vivo ha accompagnato la calda voce della cantante Marilyn Machado. Il tango argentino tiene la qualità de que se improvisa muchas de las cosas. Oggi no, pero al palco escénico abbiamo fatto una parte improvvisata, che lo fanno los ballerini, improvisando, pero un'altra parte de coreografía, porque es un altro arte de danzar en el palco escénico, ¿no? Cultura e tradizione hanno incontrato innovazione e sperimentazione. Costumi, acconciature e stili tipici degli anni 30 e 50, accoppiati alla modernità dei tessuti aerei, legati nell'abbraccio universale del tango argentino.